collaborazione con Edizioni Master. Just Preparazioni. SP Assetti. Siamo sotto la torretta della sede direzione gara della Vittorio Veneto Cansiglio e io qui in veste di commentatore per Crown Time, ma anche in quella di componente del comitato organizzatore, vado a salutare tutti gli amici che guarderanno questa trasmissione dedicata alla prima del campionato triveneto della montagna in corso e alla seconda gara del TVM stagionale. Una Vittorio Veneto Cansiglio che è giunta all'edizione numero 38 con altrettanto importanti numeri, perché abbiamo al via circa 140 vetture ben rappresentate nelle varie categorie di pertinenza. Ci sono più di 30 auto storiche, una cinquantina o forse più di vetture della categoria E3 divisa nei gruppi N, A e B, e poi tante belle vetture moderne. E c'è il leitmotiv della competizione, il ritorno in gara della splendida Reinhard Mugen della Formula Nippon con i colori della Villorba Corse, il nuovo sponsor H6, portata in gara dal re della montagna Danny Zardo, fresco campione uscente del GT. Bene, tanti numeri che mi fa piacere ricordare agli spettatori di Crono Time, perché appunto siamo arrivati all'edizione numero 38 ed è tra l'altro la quarta che noi come comitato organizzatore rappresentiamo. Una gara che ho nel sangue, primo perché è proprio la gara di casa mia, una gara che tra l'altro mi ha dato la possibilità di conoscere da vicino i motori e le corse in montagna, ed è stato questo il primo banco di prova delle prime scorribande automobilistiche, ma anche perché da queste parti, e qui corre un brivido a pelle, sono passati i nomi più belli dell'automobilismo in montagna, scomodando anche un tale Tazio Nuvolari che ha animato l'albo d'oro delle prime edizioni di questa classicissima. Beh, insomma, tutto è pronto per dare il via a queste due manche di gara che anche oggi seguiremo grazie alle telecamere precise, puntuali di Crono Time. Mentre le telecamere dell'operatore Francesco Limoli di Crono Time indugiano sul splendido municipio di Fregona, io vado col microfono davanti alla bocca di colui che questa casa almeno 5 giorni la settimana la abita, perché siamo qui con Giacomo De Luca, primo cittadino del comune che ospita la partenza vera e propria della Vittorio Veneto Cansiglio. Quando ci sono le gare anche 7 giorni la settimana, no? Perché non mi voglio perdere questa gara. Se posso sono sempre presente alle gare. Municipio anche, se posso. Un saluto agli amici di Crono Time. Il sigillo di Danny Zardo. Come nel 2006, 2007, 2008 e 2009, senza trascurare il 2003, primo successo del trevigiano di Arcade nella Vittorio Veneto Cansiglio, che ormai è roba sua, proprietà esclusiva, riserva di caccia privilegiata. Qui è terra da corsa, Fregona, Sarmede e Vittorio Veneto se lo tirano per dargli la cittadinanza onoraria. Il portacolori della Villorba Corse ha conquistato la sesta vittoria schiantando gli avversari dall'alto della sua classe cristallina, ma ovviamente grazie anche all'indiscussa superiorità del mezzo avuto a disposizione, la fantastica Reinhard Mugen di Formula Nippon con il motore 3000, una belva difficile da domare ma condotta in modo impeccabile d'azzardo sulla salita che da Mezzavilla di Fregona conduce a Valsalega nel Bosco del Cansiglio, 5.950 metri con il piede giù sull'acceleratore senza un attimo di tregua.
Nella prima manche un ottimo 2.45.77, però leggermente superiore al record stabilito l'anno scorso in 2.43.981. Difficile dire dove è stata la differenza, un po' qui e un po' là, le piccole sbavature in una gara senza rivali e dovendo quindi correre contro se stesso. Mazzardo si è lasciato pungolare dagli spettatori, dal pubblico che l'ha acclamato a gran voce alla partenza e lungo tutto il percorso. E nella seconda manche ha acceso i razzi posteriori volando fino in cima con il tempo di 2.43 netti, stabilendo il nuovo record di manche e il nuovo primato della corsa su questo percorso, con un totale di 5 minuti 28 e 77. Vince il Consiglio Danny Zardo! Si concluse la prima manche della 38esima cronoscalata Vittorio Veneto Consiglio e adesso mentre sfilano le macchine le Delta variopinte della carovana degli apripista possiamo dire che la gara ha già riservato molte sorprese, anche se non è mai stata messa in discussione la leadership del poleman Danny Zardo, autore del miglior tempo assoluto in 2.45.77, appena un secondo e 800 superiore rispetto al record dell'anno scorso. Ma guarda te chi abbiamo trovato al bar, spettatore interessato ai compagni di colori della Villorba Corse che stanno correndo la seconda gara del GT italiano a Vallelunga, niente meno che Sua Maestà Danny Zardo, protagonista con una sola manche delle prove cronometrate della Vittorio Veneto Consiglio. Sì, buongiorno a tutti, stavo seguendo proprio in diretta da Vallelunga i miei compagni di squadra che stanno facendo la gara al GT italiano e si stanno difendendo molto bene dopo essere partiti dalla pole in gara 1. Niente, qui al Consiglio la prima manche è stata molto bagnata, quindi ho preferito non salire proprio per cercare magari di incappare in qualche errore o qualche toccata che avrebbe compromesso un po' la gara di domani. La seconda manche ho fatto un azzardo perché sono salito con le slick invece che la strada era molto bagnata, invece con le gomme da bagnato, cercando di preservare la macchina e tirando fuori un setup che mi permetta domani di poter fare una bella gara. Senti, un anno di assenza dal sedile di guida della tua fida Reinhard Mugen di Formula Nippon, che tanti successi ti ha regalato anche lo scorso anno. E il ritorno in gara con questa vettura com'è stato? Traumatico oppure da professionista compassato ed esperto quale sei hai preso tutte le dovute misure, appunto, anche se con una sola manche di prove? No, sinceramente non è sicuramente una macchina molto semplice da portare su in salita. La strada era molto viscida, quindi ho cercato di non esagerare. Un po' di ruggine ce l'ho addosso perché, come hai detto tu, l'ultima gara l'ho fatta l'anno scorso al Nevegal, quindi sono passati 7-8 mesi e portare già al limite un formula alla prima manche di salita di prova non è sicuramente semplice. Senti, domani, anche se pallido, mettono un timido sole a far sorridere gli spettatori che vorranno seguire le tue e le evoluzioni degli altri amici che appunto vanno ad animare questa edizione della Consiglio. E che cosa hai in serbo per gli amici del turismo che oggi credo abbiano letteralmente gongolato al termine delle prove? No, loro sicuramente hanno fatto una bella prova perché hanno fatto dei bei tempi tutti quanti, quindi una battaglia molto accesa con l'Eturismo sicuramente. No, io spero che il tempo sia più clemente, che ci sia un bel sole, quindi che l'asfalto sia abbastanza caldo da poter fare disputare due manche, diciamo, in sicurezza e cercare di spingere. Il tempo che ho fatto già l'anno scorso in prima manche non sarà sicuramente facile da battere perché la macchina ce l'avevo un po' più in mano rispetto a quest'anno. Comunque dai, sono fiducioso e spero che il tempo sia clemente. E gli amici che stai guardando sullo schermo come stanno trattando la Ferrarina che hai abbandonato fresca di titolo di campione italiano della montagna? Un po' di nostalgia c'è, cioè, stanno si stanno